Siamo alla 19ª edizione del campionato di potatura dell'olivo. Per noi come azienda, come Vacco, è importante essere presenti perché produciamo attrezzature destinate all'utilizzatore professionale e questa è sicuramente un'arena importante dove incontrarsi con gli utilizzatori, avere uno scambio di opinioni con loro e per noi anche presentare le ultime novità. Finora in queste prime battute, in questi primi minuti della manifestazione, un'ottima affluenza come tutti gli anni, di questo siamo assolutamente contenti. Abbiamo visto molto interesse e molta attenzione, è sempre una cosa molto importante poter parlare con gli utilizzatori professionali perché sono i primi che ci danno il primo riscontro riguardo ai prodotti che noi facciamo. Beh, per noi di Manica è importantissimo partecipare a un evento del genere così vicino al territorio, agli olivicoltori e diciamo che non potevamo mancare anche perché abbiamo dei prodotti che sono molto vicini anche a questa cultura che è l'olivo. Quindi sicuramente tutti i nostri prodotti rameici, dalle poltiglie agli ossicloruri, fino ad arrivare a un prodotto come il Manisol, che è un prodotto molto semplice ma allo stesso tempo molto performante. È un prodotto che racchiude in sé almeno 3 o 4 azioni importantissime per quanto riguarda l'olivo. Sarà sicuramente una giornata bellissima e non potremmo mancare neanche noi di Manica. Anche quest'anno siamo orgogliosi di partecipare come Pellenc per questo evento. Pellenc da anni, insomma, affianca quelli che sono i professionisti del settore, quelli che sono, diciamo così, i mastri potatori. Quindi per noi è importante essere al loro fianco, anche perché Pellenc è un'azienda professionale a batteria, è un'azienda conosciuta nell'ambiente e anche quest'anno per noi, ripeto, è veramente importante esserci e in bocca al lupo a tutti. Siamo qui in rappresentanza della Bayer Crop Science in questa manifestazione importante. È una manifestazione che raccoglie un numero elevatissimo di olivicoltori, grazie anche alla gara di potatura inserita nel contesto. E una società come la nostra doveva essere presente con i suoi marchi e con le soluzioni per la protezione anche della produzione olivicola. Abbiamo presentato in questa occasione i nostri prodotti principali per il controllo della mosca, che è il Sivanto Prime, e anche per il controllo delle varie malattie fungine dell'olivo, che è Serenade Aso. Siamo qui alla 19ª edizione del campionato di potatura, è il primo anno che avviene in Umbria e diciamo, siamo molto felici anche perché diciamo, l'olivo in particolare per l'Umbria è molto importante, in quanto che abbiamo diversi ettari di oliveto e noi come Consorzio Agrario diciamo, siamo parte integrante, abbiamo anche un olificio, abbiamo oltretutto come Consorzio Agrario vendiamo anche materiali per quanto riguarda le potature, la raccolta dell'olivo, come ho detto è una cultura che per noi è molto importante. Il CESAR è l'ente di formazione Centro per lo Sviluppo Agricolo Rurale incardinato nell'Università degli Studi di Perugia, svolge attività di formazione rivolta ai professionisti, al mondo delle imprese agricole e assolve un po' al ruolo di terza missione università, ovvero il trasferimento delle innovazioni nel mondo agricolo. La giornata di oggi è importante perché ha visto la partecipazione numerosa di tanti agricoltori e esperti potatori, che è un esempio di trasferimento di quelle che sono le innovazioni e l'addestramento verso nuove professioni. Un'edizione molto partecipata, la prima volta che si fa in Umbria, in un contesto molto particolare come la Rocca di Casalina, una struttura dell'università, ed esprime il connubio dell'università vicina al mondo della produzione, al mondo operativo.